Siete riusciti a fare la Roma, perché? No, non siamo riusciti a fare gol, perché la Roma ha giocato una buona partita, ha creato tante occasioni, in alcune occasioni siamo stati veramente sfortunati, però penso che dal punto di vista del gioco abbiamo creato come l'abbiamo creato anche nelle scorse partite, solo che adesso la palla sta entrando con più difficoltà, per cui bisogna migliorare su questo, però penso che dal punto di vista dell'atteggiamento del gioco abbiamo fatto una buona partita. Chiaro, dobbiamo essere più concreti, quello sì. Senti, un turnover troppo massiccio? Ma penso che nel corso della stagione il mister l'abbia fatto, ci sono stati giocatori che non hanno mai giocato insieme ma che hanno già giocato partite importanti, per cui il turnover credo che faccia bene a tutti. Oggi, ripeto, siamo stati solo poco concreti sotto porta e anche un po' sfortunati, però penso che abbiamo creato molto gioco, abbiamo sviluppato bene la manovra, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, doveva andare dentro, non è andato. Stefano, che percentuale ha pesato pensiero alla partita con la Juventus? No, penso che non abbia influito assolutamente, perché sapevamo quanto era importante questa partita per noi, la Coppa Italia era il nostro obiettivo, quindi ripeto, siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto, anche se sulle palle inattive sicuramente siamo stati un po' disattenti, perché abbiamo sofferto prima all'inizio, poi abbiamo preso gol, però penso che la mentalità era quella giusta, soprattutto anche prima della partita l'avevamo preparata bene e ripeto, siamo stati il problema della concretezza in parecchie occasioni sfortunati. Il problema della concretezza sotto porta è più un qualcosa di tecnico o c'è anche qualcosa nella testa di voi giocatori, che magari ora c'è un po' la paura quando siete lì davanti alla porta? No, paura sicuramente no, però nella testa soprattutto degli attaccanti, quando non fai gol poi si prende un giro strano, cioè nel senso è un po' più difficile, però credo che abbiamo davanti giocatori di grande qualità e sicuramente anche il gol di Schick gli ha dato a lui grande fiducia, per cui speriamo che nelle prossime partite di far bene e di far gol. Senti, col senno di poi, prima non pensavate alla Juve, d'accordo, però adesso diventa fondamentale vincere lì, visto l'esclusione della Coppa Italia e rimane di fatto campione del Champions. Sì, ora ci concentriamo su due obiettivi estremamente importanti, che sono quelli del campionato e quelli della Champions. Il campionato è una classifica molto, molto corta, tutto molto equilibrato, per cui il risultato positivo a Torino sicuramente ci darà grande forza e grande fiducia. Grazie.